Perfetto, ragazzi. Allora andiamo subito con un altro gameplay qui di PES. Vediamo un po' cosa fare. Cosa fare? Dobbiamo vincere, ragazzi. Dobbiamo fare più punti possibili qui perché sperando che non ricapiti un'altra volta una partita speciale, perché io non so perché sulle partite speciali succedono sempre queste cose, che ci sono problemi di in partita, problemi di rete, quindi non so il perché, ragazzi, veramente non me lo sono mai spiegato questa cosa, cioè, quindi spero che andrà meglio su questa partita, eh. Vediamo un po', io ripeto, la mia connessione è perfetta, sta in ottimo stato, quindi vabbè. Vediamo un po' di trovare subito un altro avversario, ma soprattutto di vincere la partita, perché non sono qui per perdere le partite, insomma, ok? Vai, anche perché devo risalire in divisione 4 subito, subito, in maniera veloce, che non ho tempo da perdere. Non ho tempo da perdere, va bene? Vediamo un po'. Verifica stato connessione. Sì, verifica tutto. Dai, ce la puoi fare. Ce la fai a trovare l'avversario? Ah, ce la fa, ragazzi. Ce la fa, attenzione perché ce la fa, eh. Però mi dà tutti i fenomeni a me oggi. Ma va benissimo. Tutti a me li dai fenomeni oggi, ma va bene così, ragazzi, tranquilli. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Divisa, voglio giocare in bianco-azzurro. Vediamo, conviene mettere così, sì. Allora, schema di gioco, vediamo un po' come sono i... Ok, i giocatori sono in condizione fisica. Ronaldinho, purtroppo, ragazzi, come sempre. Lo sappiamo, no? CR7 si riposa, mettiamo Suarez, primo tempo, mettiamo Messi o Maradona, ragazzi, mettiamo Maradona, dai, mettiamo Maradona, primo tempo, Davids, mettiamo Davids qui, ragazzi, giustamente, Iniesta, beh, Chiellini, che fa, lo facciamo giocare, Chiello? Ma no, per adesso no, CR7 è lì, ragazzi, datemi un attimo. Cross, vabbè, mettiamo cross qui, dai, facciamo iniziare cross. Anzi, no, facciamo iniziare Messi, va. Maradona darà lo sprint finale, diciamo. Ok, va bene così. Vai, ragazzi, per me possiamo partire, lui questo qui, vediamo un po'. Ah, ok, Buffon in porta, Benatia. Vediamo un po' in panchina chi ha questo, perché non ho visto un po' i giocatori. Ah, CR7, anche lui, ma non me ne importa nulla, ragazzi. Appena sarà pronto, per me possiamo partire. Appena lui sarà pronto, ragazzi, per me non ci sarà veramente problema iniziare la partita. Vediamo un po' cosa vuol fare. Cosa vuoi fare? Vediamo un po'. Ce la può fare? Voglio ben sperare. Ancora no? Va bene. Ok, iniziamo, ragazzi. Vediamo un po' come va la partita. Io spero che vada nel migliore dei modi. Per me, giustamente, perché voglio cercare di vincerla. E basta. Voglio vincerla perché prima si torna in divisione 4 e meglio stiamo un po' tutti, ecco. Allora, cosa è successo qui? Ok, iniziamo. No, stavo leggendo le notizie nel frattempo che qui carica la partita, ragazzi. E va bene in questo modo. Vai, iniziamo. Iniziamo, ragazzi. Vai, mettiamo la mia tattica principale qui. Primo tempo affidato a Lionel Messi. Poi magari Maradona non giocherà nel secondo tempo. Non lo so, ragazzi. Vediamo un po' come va la partita e poi decidiamo il da farsi. Per il momento stiamo iniziando ora, quindi è ancora presto per parlare di sostituzioni. Maremma, cos'è successo? Era fuori gioco, ecco. No, perché non si muoveva più nulla, ragazzi, non si muoveva più nulla, quindi era fuori gioco, obbligatorio, insomma. Vai Neymar, vai Suarezito qui, vabbè. Suarez comunque, ragazzi, come punta mi piace un botto perché ha la sua giocata di quelle
mastodontiche, diciamo, no? Il pistolero che raramente perdona, dai, raramente perdona, se in forma non perdona il pistolero, ragazzi. Non perdona il pistolero, e no. Ridatemi la palla, ridatemi la palla. Qui ragazzi bisogna stare un po' attenti perché vedo che questo qui vuole attaccare. Vuole attaccare questo qui. Vuole veramente attaccare, ma io sono... De Gea lì, De Gea che insomma riesce sempre a fare il suo lavoro. Riesce sempre a fare il suo lavoro, si coordina veramente molto bene, quindi se la batte con Neuer comunque, almeno qui su PES, a me mi sta salvando veramente da molte azioni abbastanza pericolose. No, dai, stiamo giocando male, ragazzi. Stiamo giocando di un male che più male non si può. E non si può, ragazzi. Non si può giocare così male, no? Non si può giocare in questo modo. Ai, ai, ai. Bella Davids lì, eh. Beh, Davids, ragazzi, che... Fa un recupero dei suoi che noi conosciamo. La la bella. Taglia bene per Suarez. Poi non va. E vabbè. Messi ci ha provato a dare una palla a Suarez. Veramente con i controcazzi possiamo dire, no? Quindi. Un filtrante di quelli pericolosissimi. Poi vabbè, non è andata. Ecco che Messi purtroppo viene fermato, e dico purtroppo, dico purtroppo, ragazzi, purtroppo. E la calma. Cos'è successo? Cos'è successo ora? Cos'è successo? Ah, c'è fallo, c'è fallo. C'è un fallo, ragazzi, attenzione, c'è un fallo. Vai Puyol, ottimo così, ottimo qui. Vabbè. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo so, ragazzi, non lo so. Maremma, qui l'ho vista brutta, ragazzi. Qui l'ho vista veramente brutta. L'ho vista veramente brutta qui, ragazzi, eh. Io non sto facendo nulla in partita per il momento, quindi sto giocando male e lo ammetto. No, sto sbagliando proprio tutti i passaggi, cioè non sto giocando affatto. No, devi darla a Neymar lì. Cosa cazzo dai dietro? Vabbè, dai. Eppure si vede Neymar con i suoi capelli biondi che sinceramente rifate l'aggiornamento, ragazzi, li mettetelo con i capelli normali perché con i capelli biondi non si può vedere Neymar, eh. Capelli biondi mai, eh? Cioè, no. Ci sta veramente malissimo. Ulala, che recupero, ragazzi. Attenzione, che recupero. Dai, pistolero, devi correre un po' di più. Pistolero, così non va fatto bene. Ragazzi, che giocate, però, che fa il vostro brado, per il momento in attacco. Non ci sono proprio perché forse ancora faccio un tiro in porta, ho perso un attimo. Riprendiamo questa palla, ragazzi. No, perché inizio un po' a infastidirmi. Non per qualcosa, inizio solo un po' ad infastidirmi. Non è che voglio dire chissà che cosa. Tocca
tutto così devo giocare, ragazzi. Devo giocare tutto così, cross di testa e via. Prima o poi entrerà un gol di testa anche in questa partita, spero. Basta farne almeno 10, poi il premio arriva, insomma, ecco. Ho detto, no? E ho detto io che prima o poi la mettiamo lì, ragazzi. La mettiamo lì e prima o poi il premio arriva, quindi... Così devo giocare le partite, ragazzi, inutile. È inutile, così vanno giocate. Devo giocarle in questo modo. Tutte così devo giocarle, ragazzi, tutte così. Vai, primo tempo, magari non ho meritato di stare in vantaggio. Però tante volte è successo anche a me, ragazzi, quindi... Che dire? Va bene così, ragazzi, va bene così. Non sto giocando bene, però un colpo di testa è andata. Va bene così, ragazzi. Non posso dirvi altro. Allora, vediamo un po', dai, vediamo un po'. Cosa faccio? Dai! Non in quel modo, no. No, ragazzi, dobbiamo stare attenti qui, Dobbiamo stare veramente un po' attenti, Ottimo recupero, ragazzi. Comunque sto facendo dei recuperi in extremis di quelli, Sì, vabbè, dai. Ottimo qui per Messi. Non arriva, non arriva. La pulce non arriva, ragazzi, vabbè. Bella giocata qui, ragazzi, bella giocata. Vai, metti un bel cross che magari ne facciamo anche un altro. Oh, inizio a giocare anch'io così, ragazzi. A me non mi interessa tanto. Ne ho subiti anch'io tanti di gol così di testa, no? Quindi ripaghiamo un po' gli avversari con la stessa moneta. Ripaghiamoli un po' con la stessa moneta, no? Bella qui Messi, come si gira e va via. Anche un palo ho preso. Anche un palo, Maremma. Maremma, ragazzi. Maremma. Maremma del palo, Maremma del palo, poi. Ecco. E ragazzi, ora il vostro bradone sta un po' accelerando i ritmi, Ora li sto un po' accelerando qui i ritmi, Allora, ti facciamo battere. Vai, facciamo battere a Messi, su. E andiamo così, ragazzi, va benissimo. Va benissimo così, un 2-0 veramente meritato. Dai, meritato, ragazzi. Meritato perché ora sto veramente attaccando bene, Primo tempo era spento il vostro brado, ma nel secondo tempo diciamo che sono entrato in maniera un po' diversa, dai. Sono entrato in maniera un po' diversa in campo, Mi ridai questa palla? No, Non mi ridà la palla, ragazzi, no. Ma falla andare fuori la palla. Cosa ti metti a fare quei recuperi lì che tanto va fuori, via. Lasciala lì. È per me a posto. Vabbè, dai. Allora, vediamo un po', vai. Secondo tempo, ragazzi, vai. Maradona, vai. Suarez, mettiamo CR7 prima punta. E a centrocampo, via. Busquets, via. Facciamolo giocare un po', facciamolo giocare, dai. Merita anche lui di fare una partita, no? Lo merita oppure no? Voi cosa dite?
un po' di forze fresche, vai, CR7 e Maradona, insomma, ho messo giusto un po' di forze un po' fresche. Vabbè ragazzi, De Gea migliore in campo, da due partite, da due partite. Ulala Diego qui, via. Ragazzi, Diego inizia a correre lì. Non è che lo fermate, non è che lo fermate facilmente, Diego, Non è che Diego potete fermarlo un po' come volete voi, no, Diego corre, Diego va. Recuperiamo qui, recuperiamo ragazzi. No, eh? Ah, non vogliamo recuperare del tutto, va bene. Ma va bene. Ma va bene. Fermatevi, fermatevi un attimo. Ronaldinho, ragazzi, non può mai giocare Ronaldinho perché, vedete, io ormai... è sempre, ma sempre in condizione fisica pessima. Vabbè. Grande Davids, grande, un leone. Sei un leone, Davids. Sei un leone, Davids. Così ti voglio, così ti voglio. Perfetto, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Partita quasi conclusa, quindi altri tre punti che forse staranno per arrivare da Brado. No, dai. Ma che gol è questo? Ma dai. Fa le migliori parate, poi vabbè. Si fa fregare con così poco, va bene. Ottantaseiesimo, ragazzi, attenzione, 86esimo. Grande Diego qui, ragazzi, che corre come se non ci fosse un domani. Io ci tiro da lì, a me non mi interessa, ragazzi, io da lì prendo, ci tiro come se non ci fosse veramente un domani, perché non è detto che ci sia poi un domani, no? Grande Diego qui che cerca di fare la sua giocata, vabbè. Tre minuti di recupero, attenzione ragazzi, qui bisogna perdere un po' di tempo, eh. Ottimo così, ragazzi, altri tre punti da Brado. Io direi che è più che giusto e va anche bene. Va anche molto bene, direi. Va anche molto bene, ragazzi, il risultato. Anche perché ho fatto anche un tiro in più di lui in porta, quindi io non ho capito, ragazzi, che non va bene così. Allora, detto questo, possiamo proseguire avanti. Possiamo andare avanti con i prossimi gameplay. Che giustamente adesso questo gameplay verrà fermato perché finisce qui, ragazzi. Non è che vi aspettate che ne registro altri, no. Mi fermo qui per adesso. Tre vittorie, ragazzi, andiamo. 5.000 GP, che bello. Che bello 5.000 GP, ragazzi. 5.000 GP, una partita, il top. Allora, detto questo, ragazzi, il vostro Diablotex vi saluta. Ci sentiremo con i prossimi video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi sul canale. Appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.